Ciao a tutti e benvenuti da Savio di AppleTVBlack.com. Il giorno 5 è stato rilasciato una nuova versione di Air Server. Air Server è arrivata la versione 4.3.1 che passa dalla 4.2.1. Sono stati fissati alcuni bug, ma l'aggiornamento più importante è il mirroring in modalità multiplayer o anche il supporto alla EyeSight camera. Vediamo come si comporta questo nuovo aggiornamento. Allora, andiamo a vedere con l'iPad. Seleziono il Mac e dovrebbe, dico dovrebbe, effettuare il mirroring. Ok, ci siamo. Lanciamo qualche gioco, vediamo come si comporta. Io non l'ho ancora testato del tutto, ma ecco qua. Rispetto alla versione precedente, notiamo che è stata del tutto eliminata, almeno non vorrei cantare vittoria, la scattosità del programma. Comunque va meglio rispetto all'Apple TV questo gioco, questo è poco ma sicuro. Ecco, ora mi faccio distruggere, bravo. Vediamo di far sorgere il sole. Come finestra virtuale che richiede molta memoria, questa applicazione si comporta bene. Anche se l'audio non è dei migliori. Ne proviamo un'altra. Il nuovo aggiornamento vede anche la possibilità di mettere a tutto schermo o a 4 terzi sul vostro Mac e posizionarlo ovviamente dove volete. Su giochi dove richiedono poca memoria, si comporta benissimo. Ok, questo è tutto. Continuate a seguire il nostro blog appletvblack.com e ci vediamo al prossimo video.
Grazie a tutti, alla prossima, ciao.